A ricordarne il percorso c'è solo qualche nonno con buona memoria della frazione locale di Centrale, il quale da bambino la percorreva magari per gioco insieme ai coetanei. Poi la strada del Breino, del Braino, dal nome di una contrada di confine con Carré, era stata quasi del tutto dimenticata in nome della modernità, dopo la costruzione di alternative vie di comunicazione asfaltate più larghe e accessibili, lasciata all'erosione dei decenni all'incuria intorno alla sponda del torrente Igna. A distanza di 70 anni circa ha ritrovato un senso e una propria dignità dopo una serie di lavori di pulizia del suolo, dalla sporcizia e di sboscamento, consentendo così il pieno recupero e l'inaugurazione di un percorso adatto ai pedoni e alle bici, che tocca a Giuliano nella sua frazione, ma anche le vicine Carré e Zanè, proprio sui confini. Il percorso ciclo pedonale nasce sul sedime e quello di due vecchi tronconi di strada pubblica abbandonati da decenni, su cui alcuni tratti di bosco aveva preso il sopravvento. Volontari, qualche anno fa, avevano tentato di aprire un varco e iniziare la trasformazione, raccogliendo per quanto possibile immondizie abbandonate, salvo poi desistere. Uno stop che si è rivelato un break dopo che l'amministrazione comunale di Giuliano, dopo aver attinto dei finanziamenti ad hoc e averli rimpinguati con le proprie casse, ha deciso di mettere in mano alla faccenda e incaricare una ditta specializzata di rimuovere gli ostacoli inerti. Tempo di qualche settimana e voilà, l'antica strada dei nostri avi altovicentini è tornata a disposizione di tutti come un tempo, anche se funzionale solo a ben delimitate categorie di utenti. Ecco così fornito un collegamento campestre tra la località Camagra, Casette di Zanè, limitare a sud di Carré le pendici delle Bregonze, lontani dal traffico.